vedete? Stavo per sbatterci contro. Prestate sempre molta attenzione a quello che vi circonda quando camminate nel bosco. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Mi trovo in una valle stretta e profonda, un luogo impervio e isolato, ricoperto di fitti boschi e dove l'unico rumore che si sente è quello prodotto dall'acqua del torrente. Quando l'ho esplorato per la prima volta, ormai diverso tempo fa, mi ha subito conquistato. Quindi ho deciso di tornare per passare la notte qui e godermi un po' di natura selvaggia. Anche perché ho localizzato un posto per accamparmi veramente perfetto. Adesso vi ci porto. Siamo quasi arrivati, si trova lassù. Mamma, è complicato arrivare fin qui. Guardate che spettacolo, una sporgenza rocciosa sopraelevata rispetto al torrente che offre un'ottima protezione. In pratica un riparo già fatto, gentile omaggio di madre natura. Qui c'è abbastanza spazio per ospitare una persona distesa con un piccolo fuoco, con un tetto sopra la testa. Qui continua, c'è ancora spazio e vedo che c'è anche una buona disponibilità di legna. Per questa uscita, ragazzi, ho scelto di utilizzare dell'equipaggiamento tradizionale. In particolare quello che vi ho mostrato in un video precedente e che è racchiuso all'interno di questo bedroll della Prometheus. Se vi siete persi quel video andatelo a recuperare, ve lo lascio in schermata finale e qui sotto in descrizione. Adesso brevemente vi faccio vedere di nuovo tutti gli oggetti. Abbiamo degli indumenti, cioè delle cose per coprirmi, una camicia, un poncho e una coperta di lana per stanotte. Questo è del cordino in fibra naturale. Il Sasquatch di Neanderthart, questo ve lo faccio vedere più da vicino perché è veramente bello. Si vede? Metti a fuoco. Abbiamo questa sacchetta, sempre di Prometheus, che contiene questa scatolina con il cotone carbonizzato, le esche da utilizzare con l'acciarino medievale e la selce. Poi abbiamo la gavetta, contenitore di metallo, coperchio, all'interno ho delle sacchette con un pochettino di cibo, dell'acqua e direi che siamo a posto così, senza contare la pelle che mi servirà per isolarmi dal terreno e il bedroll stesso che anche potrò utilizzare per appoggiare me stesso o cose. Questo è il setup, ragazzi, nel corso del video vi farò vedere come utilizzerò ciascuno di questi oggetti. Adesso l'obiettivo è accumulare una buona quantità di legna perché quando farà buio le temperature scenderanno, ci sarà molta umidità e avrò bisogno del fuoco per scaldarmi, per allontanare le zanzare e anche per cucinare. Una quantità di zanzare clamorosa e sto sudando tantissimo, sento prurito in tutto il corpo e sto sudando tantissimo perché mi sto ancollando le pietre. Avete presente qualche video fa quando abbiamo parlato di forma fisica? Ecco.
Avevo detto che avrei fatto subito legna, invece approfittando del fatto che ce l'ho qui a portata di mano mi sono imbarcato in un progettino niente male. Sono andato giù al fiume a raccogliere un po' di pietre e le ho utilizzate per creare un piccolo terrazzamento in modo da guadagnare quei 10-15 centimetri di altezza per portare questa porzione di terreno allo stesso livello di questa. E quindi avere un 40-50 centimetri in più di spazio per il fuoco. Maledetta! Mi sono riposato un po', ho ancora una mezz'oretta scarsa di luce che utilizzerò per accumulare un po' di legna. Me levo sta maglietta che fradicia e mi metto la camicia. Pure non avete la minima idea di che cosa è successo. Una cosa che non. Veramente non ci si crede, non sarei mai riuscito a immaginarmela. Fermi tutti! Inserisco un intervento in post, ragazzi, perché questa cosa voglio spiegarvela per bene. Mi ero sistemato, avevo legna a sufficienza per diverse ore, così ho pensato di fare qualche foto prima di cena. Ho deciso di accendere delle luci per illuminare un po' la scena, in particolare il pannellino LED, che uso sempre per illuminare le mie riprese, e che ho posizionato alle mie spalle, in una nicchia nella roccia in modo da staccarmi un pochettino dallo sfondo. Più un'altra torcia che porto sempre nel kit di emergenza quando faccio pernottamenti di questo tipo,
con equipaggiamento ridotto, che ho posizionato a una certa distanza davanti a me in modo da illuminare il soffitto del mio rifugio. Il setup lo vedete bene in questa foto. Questo set di luci artificiali ha attirato dei calabroni. Il calabrone è una grossa vespa diffusa in tutta Europa che si ciba di insetti e frutta e che costruisce nidi in luoghi protetti, come ad esempio delle cavità nei tronchi degli alberi, lo avete visto a inizio video. Può diventare molto aggressivo se infastidito, la sua puntura è piuttosto dolorosa e avendo il pungiglione liscio può colpire ripetutamente. Da noi nel Lazio vengono chiamati ammazza somari, il soprannome parla da sé, non so se in altre zone d'Italia vengono chiamati con un nome diverso. Sapevo che i calabroni sono attirati dalle luci artificiali perché in prossimità di queste trovano altri insetti che sono le loro prede. D'estate, quando si mangia all'aperto e si accendono le luci, all'esterno ce n'è sempre qualcuno che si avvicina. So che ci sono i calabroni nel bosco, so che sono attirati dalla luce, ma in tanti anni non mi era mai successa una cosa simile, quindi sono stato colto completamente alla sprovvista. Nel giro di pochi minuti ne è arrivato uno sciame intero che mi ha letteralmente invaso il campo. Si sono concentrati tutti sul soffitto della grotta, bello illuminato, e attorno al pannellino LED. Non mi posso avvicinare per spengere il LED perché stanno tutti lì appiccicati. E finché non lo spengo non se ne vanno, non posso avvicinarmi al campo. Questa raga vi giuro che non mi era mai successa, lo sciame di ammazza somari, non ci si crede. La luce che si trovava all'esterno sono riuscito a spegnerla subito, mentre il LED mi è rimasto acceso, non potendomi avvicinare perché la grotta era piena di calabroni. Finché quella luce rimaneva accesa, loro continuavano a stare lì e io non potevo avvicinarmi e spegnerla senza rischiare di essere punto da uno sciame intero. È passato un brutto quarto d'ora, non sapevo se anche una volta spenta la luce se ne sarebbero andati. Ho cominciato a temere che ci fosse un nido nelle vicinanze o addirittura dentro la grotta. Ho temuto di dover abbandonare il campo in piena notte, il che sarebbe stato abbastanza pericoloso. Questo sono io che blatero frasi a caso in preda al terrore. Dopo aver passato 10 minuti buoni a riflettere su cosa fare, utilizzando un lungo bastone, sono riuscito a capovolgere in avanti il LED, a farlo cadere e quindi a togliere gran parte della luce. I calabroni sono rimasti, ma perlomeno adesso non si concentravano più sul pannellino, quindi con molta cautela, tenendomi basso, sono riuscito ad entrare, ad agguantarlo e a squagliarmela alla velocità della luce per poi spegnerlo subito. Tempo altri 5 minuti, così come erano venuti, se ne sono andati, spariti chissà dove. Questa ragazza è una roba che in tanti anni di uscita non mi era mai capitata. È la prova che non si finisce mai di imparare e che gli imprevisti sono sempre dietro l'angolo quando ci si trova in natura. Alla fine l'ho scampata anche questa volta e ho imparato una lezione importante. Torniamo al campo. Non si sente più ronzare, dovrebbero essersene andati tutti. Ho ripreso possesso del campo. Che storia, raga. Pazzesco. Non capisco poi da dove diavolo sono arrivati. O c'è un nido qua intorno. Ma mi pare strano, me ne sarei accorto. Non è quello che avete visto prima, quello lì è abbastanza lontano da qui. Sto morendo di fame, vedo di cucinare qualcosa. Legumi e cereali. La zuppa di legumi e cereali sta cuocendo. Nel frattempo faccio lo spiedino per il pane scout. Forse è squarcio. Mangiamo se sti cereali, va? Si vedono? No? Vabbè. Tanto non so niente di che. Intanto lì c'è il pane scout che cuoce. Dai, è stasera tutta vita! Io direi che è pronto, voi che dite? Voi pensavate di dover temere i lupi, i cinghiali, gli orsi, i serial killer? No. Li ammazza somari. Costato
spostato un paio di tronchi paralleli in modo che il fuoco si sviluppa in lunghezza, così dovrebbe durare qualche ora. Io sono da questa parte, bedroll più pelle, la coperta e il poncho per ora lo uso come cuscino, poi se dopo ho freddo lo metto addosso. Sono le 11 passate. Qui a Mazza Somari mi hanno fatto perdere un bel po' di tempo. Me ne vado a nanna, raga. Speriamo che stanotte non mi assale qualche altra bestia. Buongiorno. C'è ancora un pochettino di brace. Però ho finito l'acqua, quindi niente tisana. La prima parte della nottata è andata alla grande perché il fuoco scaldava e è durato anche un bel po', 3 o 4 ore. Sono molto soddisfatto del mio fuoco. Poi pian piano si è spento, le temperature si sono abbassate. Ulteriormente mi sono avvolto nella coperta di lana e poco fa sono stato svegliato dalla solita sgradevole sensazione di freddo. Sto scendendo giù al torrente a prendere un po' d'acqua per spengere per bene il fuoco. Ne berrei un sorso perché ho sete, ma purtroppo quest'acqua non è potabile. Potrei bollirla con la gavetta, ma andrebbe prima un attimino filtrata, insomma, un lavoro abbastanza lungo. Ne faccio a meno visto che sto smontando. Oh, e tra poche ore sarò alla macchina. Sto lasciando il campo, mi sono messo in movimento perché stamattina voglio fare un percorso diverso per tornare indietro rispetto a quello che ho fatto ieri e vorrei approfittarne anche per farvi vedere qualche immagine di questa bellissima valle, cosa che ieri non ho fatto per problemi di tempo perché avevo fretta di sistemarmi per la notte. Mamma si gela! Forse avrei dovuto aspettare che uscisse un po' di sole per fare sta cosa. Ragazzi, dopo essermi temprato nel corpo e nello spirito, mi rimetto in marcia verso casa. Sto
È stata un'avventura incredibile. Spero che la siate goduta insieme a me. Se i miei video vi piacciono, vi ricordo di iscrivervi al canale e di lasciare un commento qui sotto. Se vi fa piacere, potete donare 1 euro per aiutarmi ad acquistare la fotocamera dei miei sogni e fare delle riprese ancora più belle di quelle che avete visto in questo video. Primo link in descrizione. Un saluto ragazzi, state bene e ci vediamo in un prossimo video.